Roberto Di Maulo, segretario generale nazionale FISMIC CONFSA. Ma siamo qua come sindacato perché il referendum costituzionale è una cosa che riguarda direttamente gli interessi che noi rappresentiamo, quindi interessa direttamente i lavoratori. Perché? Perché lo snellimento della burocrazia è fondamentale per lo sviluppo del paese. Se si continua ad avere 540 giorni medi per l'approvazione di una legge, questo è un paese destinato a perire, perché nei tempi della globalizzazione, dove tutto quanto funziona molto velocemente, un'azienda, un investitore estero, chiunque voglia fare un'attività produttiva, non può aspettare i tempi biblici della burocrazia. Inoltre siamo per il sì perché crediamo che con questo voto si possano mandare a casa dei politici e ridurre quindi il costo della politica. L'Italia è il paese che ha il costo della politica più alto del mondo. C'ha il sistema parlamentare più barocco del mondo, con due camere che fanno esattamente la stessa cosa, e l'abolizione, la sostanziale riduzione del peso del Senato con una sua diversa collocazione darà finalmente una riduzione dei costi della politica e uno snellimento dei tempi per l'approvazione delle leggi. Inoltre siamo perché con il referendum si abolirà il CNEL. Il CNEL è un istituto che nessun cittadino italiano conosce se non quelli che ne godono i privilegi. Dovrebbe essere il Consiglio Nazionale Economia e del Lavoro. In 70 anni ha prodotto soltanto 60 progetti di legge e nessuno di questi è stato approvato, quindi è un ente assolutamente inutile che costa 20 milioni l'anno ai cittadini italiani. Anche attraverso il sì si chiude questa pagina non troppo brillante della vita istituzionale del nostro paese. Siamo per il sì infine come sindacato, e siamo orgogliosamente autonomi come sindacato, perché noi siamo un sindacato autonomo da sempre, perché crediamo e vogliamo che questo paese finalmente consenta ai giovani di trovare dei posti di lavoro, e con tutta la burocrazia che c'è questo sarà sempre più difficile. Sì, sono Gianfranco Iacobelli, Giovanni Iacobelli come nome di riconoscimento anagrafico, e sono il responsabile giustizia di Sette, la nuova associazione socialisti e democratici che ha aderito al PD. Siamo sicuramente per il sì. Un sì sicuro, un sì effervescente, e rispetto a questo io vorrei puntualizzare e richiamare l'attenzione su un accadimento importante per la nazione e per la Repubblica. È inutile disquisire sul contesto della riforma, sui vari articoli, perché siamo cittadini abbastanza attrezzati a saper leggere. Io vorrei porre l'accento invece su un aspetto molto importante. È un'occasione di grande democrazia, è un'occasione di cambiamento, e il fatto che soggetti che hanno mal interpretato la prima e seconda Repubblica siano arroccati con grande forza per sostenere le ragioni del no deve far capire al cittadino che invece è necessario votare sì, andare a votare, convincere le persone che sono scettiche o che sono disinteressate, perché è un momento di grande democrazia il voto, è un momento di grande democrazia partecipare al referendum, e qualunque critica che è stata in questi mesi rivolta alla riforma costituzionale, che tra l'altro, è bene questo ricordarlo, è un aspetto generale, non riguarda la prima importante parte della Costituzione, ma riguarda squisitamente solo la seconda parte, ed è uno sviluppo fatto come riforma nell'interesse del cittadino. Non c'è un articolo, non c'è una virgola che possa essere valutato in termini negativi per il cittadino. È una riforma. Alcuni dicono si poteva fare meglio, si doveva fare meglio, ma qualunque riforma può essere migliorata, poteva essere fatta meglio. Il problema è che dopo 30 anni
per arrotondare, perché sono per vero di più, dopo 30 anni con bicamerale che sono andate a farsi benedire, cioè nessuno è riuscito a modificare questo segmento della Costituzione, questa parte della Costituzione. Oggi che siamo a questo bivio, che è un bivio importante, non è che è una leggina, dice vabbè non la votiamo, domani se ne fa un'altra, no. Passato questo bivio di riforma, io credo che passeranno decenni per poterne riparlare, per cui è importante andare a votare, è importante votare sì, ma è importante anche parlare con tutti quelli che ci circondano, perché vadano. Antonio Longobardi, segretario regionale della FISMIC della Campania. La FISMIC a livello nazionale ha formato i comitati del sì per quanto riguarda questo referendum, perché noi dal primo momento, dal momento in cui abbiamo avuto questo segnale quanto riguarda queste modifiche che bisogna fare alla nostra Costituzione, siamo stati dal primo momento favorevoli al sì, perché ci sono cose buone che sono state inserite in questo referendum, e naturalmente sappiamo benissimo che c'è da fare ancora molto, però iniziamo a dare i primi segnali, e poi sicuramente se dimostriamo che tutti ci vengono appresso per questo sì, sicuramente noi per il futuro andremo a fare ancora altre cose per queste riforme che bisogna fare, perché se non facciamo le riforme si fermerà tutto, anche il mondo del lavoro. Allora, il mio intervento verterà sull'inquadramento del referendum nell'ambito dei nuovi rapporti internazionali che si creeranno in funzione dell'elezione di Trump, che praticamente viene scompaginato un po' tutto quanto il vecchio equilibrio esistente per dar vita a nuovi equilibri. Diciamo che la posizione dell'Italia è una posizione necessariamente di attesa. Probabilmente a noi interessa poco quello che... Il mio intervento verterà sull'inquadramento del referendum nell'ambito dei nuovi rapporti internazionali che si creeranno in funzione dell'elezione di Trump, che praticamente viene scompaginato un po' tutto quanto il vecchio equilibrio esistente per dar vita a nuovi equilibri. Diciamo che la posizione dell'Italia è una posizione necessariamente di attesa. Probabilmente a noi interessa poco quello che accade in America, ma interessa invece molto l'atteggiamento che l'America avrà nei nostri confronti. E per quanto mi riguarda, io ho già, diciamo, una mia idea, appunto, che intendo svolgere durante il convegno. Salve, sono Flavio Boccia, il coordinatore provinciale del sindacato FISMIC. Stasera siamo qui a Baronissi, non a caso abbiamo scelto questo comune perché è un comune da molti mesi molto attivo ed aperto a tutte le soluzioni produttive. Non è il caso, sono onorato stasera di essere ospite di un bel comune e del sindaco Variante. Allora, stasera noi portiamo le nostre ragioni del sì al prossimo referendum del 4 dicembre, perché purtroppo in Italia dobbiamo risolvere un problema culturale. Spesso sembra di giocare a pallone, ci sono fazioni, senza dare le motivazioni si sceglie se votare il sì o il no. Oggi purtroppo questa scelta è fondamentale. È vero che la Costituzione che abbiamo in Italia è importante, garantista, eccetera, però è anche vero che sono tanti anni che noi non riusciamo ad avere un governo stabile, non riusciamo ad avere riforme importanti, e ciò ci fa perdere di competitività e di occupazione. Tant'è vero che tutti i progetti che noi stiamo trattando in provincia di Salerno, spesso la burocrazia, i vari enti, certe volte inutili, non portano a crescere il territorio. Quindi siamo sicuri che cambiando un poco le regole, far capire alla gente che devono partecipare attivamente ma seriamente alle scelte politiche è fondamentale. È vero che la Costituzione che abbiamo in Italia è importante, garantista, eccetera, però è anche vero che sono tanti anni che noi non riusciamo ad avere un governo stabile, non riusciamo ad avere riforme importanti, e ciò ci fa perdere di competitività e di occupazione. Tant'è vero che tutti i progetti che noi stiamo trattando in provincia di Salerno, spesso la burocrazia, i vari enti, certe volte inutili, non portano a crescere il territorio. Quindi siamo sicuri che cambiando
un poco le regole, far capire alla gente, devono partecipare attivamente ma seriamente alle scelte politiche di questa nazione. Siamo convinti che o la scelta possa essere solo il sì, perché solo uno snellimento e una responsabilità di chi va a votare liberamente può far crescere questo territorio, anzi la nostra nazione. Questo è il nostro auspicio, anche perché quello che ci arrivano come input dai dipendenti, dagli imprenditori, eccetera, ci portano veramente dei segnali che vanno solo in quel senso lì. Questo deve essere il nostro unico segnale positivo, quello di votare sì. Buonasera carissimi telespettatori, siamo a Baronissi ad una manifestazione per il sì, con la presenza anche dell'onorevole Marco Di Lello, segretario della Commissione Antimafia del Parlamento italiano. Abbiamo anche la presenza di un noto imprenditore della Campania, al quale chiediamo di descrivere un poco le sue attività. Allora, mi chiamo Fabio D'Angelo, sono un imprenditore del Cilento e sto presentando anche un progetto di elettrificazione del porto nel nostro comune, e sono qui praticamente per dire sì al referendum, e spiego anche il perché. Noi praticamente la riduzione dei parlamentari che già ci opprime è una cosa importante, perché comunque allo Stato grava molto questa situazione sui cittadini. Ma voi in effetti la vostra organizzazione datoriale ha dato della Confindustria, ha dato delle chiare indicazioni per il sì, anche qui a Salerno, quindi sono gli imprenditori del Salernitano e della zona qua di Baronissi, sono per il sì. Sì, sono per il sì. A parte la questione riguardante il fatto economico della riduzione dei costi, voi che ne pensate della divisione delle competenze finalmente definite tra Stato e Regione, del nuovo in particolare articolo 117 della Costituzione, che prevede proprio queste sono le competenze dello Stato e queste sono le competenze della Regione, perché poi la riforma questo è, insieme a tante altre cose. Voi che ne pensate? Ne penso che sia una cosa buona, è una cosa buona perché comunque permette anche di dare più lavoro agli imprenditori e anche ai lavoratori, quindi è giusto che... Quali sono i programmi per il futuro? I vostri programmi per il futuro? Allora, i programmi per il futuro è dare più lavoro, quindi dare più occupazione per quanto riguarda... Proprio per questo sto presentando questa idea dell'elettrificazione del porto a Pisciotta, per aumentare i posti di lavoro. Io sono Serafino De Salvo, rivesto il ruolo di assessore comunale alle attività produttive del comune di Baronissi e sono qui questa sera a partecipare a questo bel dibattito con persone autorevoli per evidenziare le ragioni e le motivazioni del sì al referendum costituzionale del 4 dicembre. Ritengo che queste testimonianze da parte nostra, di chi vive cioè la politica nelle istituzioni, siano necessarie e doverose per rendere sempre più chiaro alla gente l'aspetto dei contenuti su cui verterà questo referendum, in quanto, come purtroppo troppo spesso capita, soprattutto in Italia, si è preso una deriva di polemiche e di conflittualità che non aiutano la comprensione dei contenuti. Come sempre lo si è buttato in politica e si sono create delle fazioni pro e contro il referendum e l'esito del referendum soltanto dettate da motivi di parte. Crediamo invece che vadano spiegati i contenuti e per fortuna il Presidente Renzi e i rappresentanti istituzionali, non solo parlamentari ma anche degli altri livelli,
stanno contribuendo in maniera seria alla comprensione degli argomenti oggetto della decisione importantissima che ci sarà il 4 dicembre, perché attraverso di essa, ed è questo il motivo che vogliamo cercare di diffondere soprattutto dalle giovani generazioni che comprendiamo essere ormai disilluse e disincantate, quindi sempre più distanti da ciò che è riconducibile alla politica, è un'importantissima decisione perché riguarda la possibilità veramente concreta e ad un passo dalla sua realizzazione di rendere questo paese un paese europeo, più veloce, più dinamico, più snello, attraverso una serie di interventi in quella parte della Costituzione che non va ovviamente ad intaccare i principi fondamentali, ma le parti attuative di questi principi fondamentali, che ancora oggi sono il retaggio e il risultato di compromessi storici che sono anacronistici e che soprattutto non consentono una via agevole ai procedimenti legislativi. Questo complica enormemente la possibilità di fare attraverso la politica e chi la rappresenta nelle istituzioni scelte immediate. Allora, onorevole Di Lello, cioè, che significato assume segretariato antimafia in questa fase del referendum? Ma in generale, se noi siamo un paese più efficiente, più capace di assumere decisioni, più certezza del diritto, togliamo brodo di cultura alle mafie, questo sempre. Ora, io non voglio legare all'esito del referendum, la lotta alla mafia la facciamo a prescindere, ma non c'è dubbio che avere un paese con un'architettura istituzionale più chiara, beh, toglie spazio, diciamo, a tutto quel mondo di incertezza dove le mafie alignano. Quindi diciamo che è un'agevolazione, cioè il referendum, il sì, agevola anche la lotta alla mafia, insomma. Beh, il sì costruisce un paese più dinamico, certo, più competitivo, più capace di dare certezza agli imprenditori. E come dicevo prima, cioè, toglie spazio a tutta quella zona grigia che è il terreno ideale dove allinea la criminalità organizzata in particolare. Quindi anche per questo è un buon motivo votare sì il 4 dicembre. Grazie.